Bene, ciao a tutti ragazzi e bentornati, io sono Red, siamo qui sul mio canale come al solito e questa sera siamo su Horizon. Allora, vorrei provare a fare qualcosa di un po' più particolare stasera, cioè vorrei far combattere un divoratuono contro un altro divoratuono. Quindi come facciamo adesso lo vediamo e intanto vi faccio vedere il divoratuono che è questo, con le sue varie caratteristiche. Sappiamo che i divoratuoni hanno i lanciadischi, hanno... serbatoi di gelo, insomma, le macchine ormai, diciamo che una volta che abbiamo avanzato il gioco le conosciamo, però la curiosità è di far combattere queste due macchine l'una contro l'altra. Lo facciamo in questa parte della mappa, vi faccio vedere. Quindi per capirci qua c'è il sulla luce, poco più in alto sulla destra, ecco, in questa zona qui. Ok, allora scendo intanto da questa macchina che mi ha accompagnato fino a qui e vediamo di andare da uno dei divoratuoni e fargli l'override, vediamo. Dobbiamo chiaramente avvicinarci con cautela, senza farci vedere, il più possibile, di modo da fare l'override sul divoratuono e vedere di farlo combattere con l'altro. Sono proprio curioso di vedere cosa succede, perché anche io è la prima volta che lo faccio e mi piacerebbe capire se effettivamente cioè il nostro divoratuono con l'override può vincere contro l'altro. Vediamo. Va bene, cerchiamo di scendere e fargli l'override, vediamo, senza farci vedere chiaramente. Sarà difficile andare in quel pezzettino di erba che c'è lì. Vediamo. Ok, gli stiamo facendo un override, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. A questo punto dovrebbero cominciare a spararsi per conto loro. Noi andiamo su. Eh sì, si stanno attaccando non male. Ci sono anche cornaguzze che lo attaccano. Cornaguzze sono andati tutti, li ha ammazzati. Adesso sta attaccando l'altro suo rivale, l'altro divoratuono. Beh, una buona battaglia, direi che il divoratuono, se lo tiriamo dalla nostra parte, fa dei gran danni. Direi come piccolo esperimento è molto carino. Il fatto che combattano tra di loro, vediamo se vincerà il nostro divoratuono. È stato buttato giù, vediamo un attimo. Mi sa che se non si ripiglia qua finisce male. Stanno sparando più che altro con i cannoni. Ah, ok. Ok, l'ha ammazzato. Praticamente ha ammazzato tutti. Il nostro divoratuono ha fatto veramente piazza pulita. Ha ammazzato tutti quanti. Perfetto.
Quindi direi che preso dalla nostra parte è abbastanza forte e pericoloso. 200 frammenti, 270 frammenti di metallo, però. Bene. Ecco, intanto vi dico anche che sto giocando in molto difficile. Questa sfida la sto facendo con il divolapone ed è molto difficile. E che dire, niente, io vi saluto, spero che vi sia piaciuto il video. Lasciate un like, lasciate qualche commento se vi pare e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ciao a tutti, grazie.